Nei laboratori del Servizio di Metrologia Ambientale ISPRA vengono prodotti materiali di riferimento destinati ai laboratori delle agenzie regionali e provinciali per la protezione dell'ambiente. I materiali di riferimento sono campioni, quali ad esempio suolo, acqua, rifiuti, in cui i valori di una o più proprietà di interesse sono sufficientemente omogenei e ben stabiliti da misurazioni adeguate. I materiali devono avere un'elevata stabilità chimica, fisica e biologica. La produzione di ogni materiale di riferimento segue le norme internazionali ISO GAI 34 e 35. Tutte le fasi di produzione sono descritte in un progetto specifico e discusse prima dell'avvio. Nelle immagini che seguono sono illustrate le principali fasi della produzione di un materiale di riferimento solido. In laboratorio il materiale grezzo viene essiccato in forno ventilato per 24 ore, per poi essere passato al vaglio di vari setacci impilati. La frazione superiore a 2 mm viene scartata, la frazione inferiore a 90 micron viene raccolta nel cilindro per la successiva omogenizzazione. La granulometria ottenuta viene verificata utilizzando un analizzatore a diffrazione laser. È possibile determinare, in pochi secondi, la distribuzione granulometrica del campione entro un range di misura che va da 0,18 micron a 875 micron. Il materiale proveniente dalla setacciatura è messo ad omogenizzare per circa 2 settimane all'interno di un cilindro di plastica posto su un tavolo rotante. Trascorso tale periodo, l'omogeneità nella massa viene verificata mediante determinazioni del contenuto di carbonio totale e azoto. Verificata l'idoneità dell'omogeneità, si procede con l'imbottigliamento, che deve avvenire in un'unica giornata. Ogni 40 unità prodotte, il cilindro è posto in rotazione per 5 minuti. Viene annotato il peso di ciascuna unità prodotta e le bottiglie sono numerate secondo l'ordine di imbottigliamento. Tutte le unità prodotte sono trasferite nel deposito materiali di riferimento, un ambiente a temperatura e umidità controllate. 10 unità vengono selezionate per le prove di omogeneità tra bottiglie. La verifica dell'omogeneità tra le bottiglie è ottenuta con misure delle proprietà del materiale in produzione. Vediamo alcuni degli strumenti impiegati. Il contenuto di carbonio e azoto è determinato mediante CHN, strumento da cui si ottengono le concentrazioni in valore percentuale. Lo spettrometro a fluorescenza di raggi X a dispersione di energia effettua l'analisi multielementale. Il risultato della misura dà la concentrazione degli elementi contenuti nel materiale. Per essere sottoposto ad analisi con lo spettrometro, il campione deve essere miscelato con un'amalgama e pressato fino ad ottenere una geometria idonea. Non sempre è possibile analizzare un campione solido tal quale, a volte è necessario portarlo in fase liquida. A tale scopo viene usata la mineralizzazione a microonde. Una liquida del campione viene trasferita in appositi contenitori, all'interno dei quali successivamente vengono aggiunti alcuni millilitri di acido. I campioni vengono chiusi ermeticamente e trasferiti nel mineralizzatore. I campioni mineralizzati vengono portati a volume con una soluzione acquosa in matracci di idoneo volume. Il campione mineralizzato può, a questo punto, essere sottoposto ad analisi per la determinazione degli elementi in traccia.
Lo spettrometro di massa a quadrupolo con sorgente di ioni al plasma accoppiato induttivamente, ovvero ICP-MS, viene utilizzato quando si devono determinare qualitativamente e quantitativamente gli elementi in traccia presenti nei campioni. Lo strumento deve essere tarato giornalmente. La curva di taratura è ottenuta tramite l'acquisizione di almeno 3 spettri di soluzioni di riferimento a diverse concentrazioni per ogni analita. Le concentrazioni di queste soluzioni devono essere scelte a seconda della tipologia di campione da analizzare. Lo spettrometro in assorbimento atomico, DMA80, consente determinazioni dirette del contenuto di mercurio totale in campioni sia solidi che liquidi. Il campione prepesato viene essiccato e decomposto termicamente all'interno della camera di combustione. Un flusso di ossigeno trasporta i vapori di mercurio attraverso le celle di assorbanza. La percentuale di umidità viene misurata con titolazione columetrica, una variante del metodo per la determinazione dell'acqua sviluppato da Carl Fischer. Questo tipo di titolazione è destinata, per la sua sensibilità, a microdeterminazioni di umidità. Oltre ai materiali di riferimento solidi, il Servizio di Metrologia Ambientale ISPRA produce anche materiali di riferimento liquidi, costituiti da una matrice acquosa in cui sono presenti uno o più soluti in forma ionica. I materiali di riferimento liquidi sono preparati poco prima del loro utilizzo, non essendo stabili nel tempo. Le fasi del processo di produzione sono analoghe a quelle eseguite per le matrici solide. Le verifiche analitiche vengono effettuate utilizzando un cromatografo ionico, strumento che consente di determinare qualitativamente e quantitativamente anioni e cationi presenti in campioni allo stato liquido. I materiali di riferimento prodotti da ISPRA fanno parte dei materiali con matrice. Sono utilizzati per la convalida di metodi analitici, per le procedure di controllo della qualità dei dati prodotti e, in generale, per qualificare la rete dei laboratori coinvolti nel sistema dei controlli e del monitoraggio ambientale tramite l'effettuazione di circuiti interlaboratori. I materiali di riferimento sono distribuiti a titolo gratuito ai laboratori appartenenti al sistema delle agenzie ambientali, così come è gratuita per i laboratori ARPA-APPA la partecipazione ai circuiti di interconfronto.